però della Fiorentina, pallone che arriva in traiettoria a Felipe Melo, fischiatissimo Felipe Melo, speriamo che lo carichino per questa serata fiorentina. Subito il pallone per Diego, mette a segnare il portiere e segna, parte in posizione regolare, super Diego! 2 minuti, la Juve, barabam, in vantaggio a Firenze, barabam, super Diego al secondo minuto e la Juve passa in vantaggio, barabam! Su Gilardino, attenzione, eccolo lì, Marchionni anticipa Manninger, buca la difesa della Juve, incredibile. Di chi è l'assist? Di chi è l'assist? Arriva un pelo Vargas. Sì, ma guardate cosa ha fatto Manninger. Attenzione! Guardate il portiere. Incredibile! Incredibile! Decide che il primo tempo finisce qui. Dopo questi 45 minuti posso fare un esame rapido e dire che si stanno affrontando due squadre veramente mediocre. Spieghiamo. E se al quindicesimo avessero fischiato un rigore a favore della Juventus per mano a Campanile in area di rigore della Fiorentina? Fatelo di Zanetti, com'era? Fa vedere, mano a Campanile, pam! E la mano se ne va, volontario e involontario, su cross di Candreva. Candreva ancora molto, molto bravo, olivo, Candreva molto, e olivo. Se fosse, signor arbitro, lo facciamo anche, mano a Campanile, mano a Campanile, ma smettete, cercate di essere obiettivi. Fosse stato brillante Sissoko, brillante Sissoko, brillante la Juventus, brillante Fabio Grosso di piatto, eccolo, e tutti zitti, Grosso ex nazionale. Allora attenzione, perché gioca, attenzione, di chi è stato la palla a Grosso? Nuovo Sissoko, Saigiente a pelo d'erba che per Grosso, riesce a trovare un varco nella difesa viola e riesce a segnare 2-1 della Juventus. Attenzione, Grosso come te non c'è nessuno stasera, di Grosso, tutti 2 minuti, zitti, posizione regolare di Grosso, perché immaginare, bellissimo, con Fred in uscita, piazza il pallone dal basso verso l'alto nell'incrocio dei pali, la Juventus torna in vantaggio, prova a conquistare Firenze quando siamo arrivati al 24esimo minuto. Oh! Oh!